Ora vi lascio alla grande serata in compagnia di Alessandro con questa grande collezione che ovviamente avrà il piacere di illustrarvi a questa cifra. Alessandro. Ciao Gianluca, buonasera a tutti. Sì. Sarà come al solito un grande evento. Ti lascio, arrivederci. E scacco. Signore e signori, ma buonasera, per ritrovarvi, un saluto affettuoso a tutti voi. Abbiamo adesso, parlato di mobili antichi. Che siamo amici, no? E hai visto come siamo divertiti, direi, più voi che me. Vedete, rompo il coglione. Libro qua, alla lettera K, con me, grazie. Quando un tappeto giocatore nasce da un grande uomo, si tratta di metri, Madonna, allora, lui ha un solo nome, si chiama Keyshawn, è lui. Siamo entrati in possesso di tappeti che avevamo solo sentito parlare, vedete, abbiamo detto ampiamente. Grazie. Perché ha avuto il sospetto che fosse Luca. Ho avuto il sospetto che fosse un autentico originale Keyshawn. Keyshawn nasce nel 1740 per ordine di un sultano. Anticamente sapete che in Oriente si pensava che il figlio, che colui che guidava il popolo, era direttamente figlio del sole, nasceva dal sole. Bene, la parola Keyshawn significa figlio del sole. Questo sultano è considerato un po' come il Luigi XIV di Francia, quindi il re sole di Francia, un uomo in cui palazzi erano i palazzi più belli d'Oriente. È stato il più grande esteta d'Oriente e lui volle creare questa manifattura. Sì, ma il tappeto che state per vedere non è uno dei miliardi di pallide imitazioni di Keyshawn che ammetto che anch'io vi ho venduto e presentato in questi anni, ma è un Keyshawn originale. Io vi do certificato di garanzia ed expertise ai termini di legge. La vostra immensa fortuna è che questo tappeto l'abbiamo trovato all'interno di uno di quei sacchi. Mi dai la 3, la 4, che telecamera è quella? A dire il vero, c'era solo un tappeto all'interno di uno di questi sacchi. Ma è vinto, cosa vuoi da me? Questo tappeto, tra l'altro, era avvolto diversamente rispetto agli altri.